Queste sono le Adios Pro 3 di Adidas e rappresentano le scarpe che avrei voluto utilizzare per la maratona. In questa video recensione vi racconto perché non l'ho fatto e quali sono le 10 cose che ho amato e apprezzato di queste scarpe. Non è un caso, forse sì, ma ho potuto negli anni testare tutti i 3 modelli di questa scarpa con un colore sempre più sbiadito, ma ho apprezzato i miglioramenti veramente sostanziali, miglioramenti che hanno visto questo modello sempre di più ai piedi dei podisti amatori evoluti e anche no. A livello di intersuola, la scarpa utilizza Light Strike Pro, che era stato già introdotto nel primo modello. Ho controllato con il famoso durometro che la prima mescola è relativamente morbida e la seconda forse addirittura più dura. In questo caso la mescola è sicuramente più morbida, infatti il durometro parla di qualche percento in meno rispetto alla prima. Non l'avrei mai e poi mai presa, ma ero a vedere il Botticelli, l'anteprima, al City Life a Milano e di conseguenza sono passato dal negozio Adidas e mi sono fatto tentare come tutti noi umani. A livello di specifiche, la scarpa è davvero dimagrita. Questa scarpa pesa solamente 215 grammi, come al solito, e c'è pure scritto, 39 mm nel tallone, 33,5 mm nell'avampiede. È una scarpa di 6,5 mm. La cosa molto interessante dal mio punto di vista è che c'è una quantità, come dico sempre, infinita di Light Strike Pro nell'avampiede e di conseguenza questa scarpa mi potrebbe in effetti far proiettare in avanti e al tempo stesso avere una sensazione praticamente unica di morbidezza nell'avampiede. La tomaia è davvero traspirante e soprattutto si vede al suo interno, ma ho apprezzato significativamente il fatto che sia stato allargato nella parte anteriore lo spazio nell'avampiede, cosa che permette a tutti coloro i quali atterrassero di avampiede di correre davvero in maniera molto più efficace. Non posso comunque dire di essere sorpreso dal tallone. La scarpa secondo me è davvero molto stabile, ma la conchiglia è praticamente inesistente. Al tempo stesso si può schiacciare e potrebbe essere utilizzata come una pantofola. Sono rimasto sorpreso dal fatto che sia stata aggiunta una parte posteriore che secondo me è soltanto un marketing gimmick, ossia non ha davvero un impatto significativo, però potrebbe qualcuno piacere. Al tempo stesso però è stata migliorata l'imbottitura nel tallone nella parte interna, cosa che permette secondo me un miglior bloccaggio del piede e soprattutto un miglior comfort per tutti coloro i quali volessero correre davvero la maratona. Rispetto ai modelli precedenti sono convinto che a livello di allacciatura questa scarpa funzioni tra virgolette davvero molto meglio. Quando ho utilizzato le Takumi Sen 8 ho notato invece che l'allacciatura era comunque difficile e soprattutto troppo stretta o troppo larga. Credo che rispetto ai modelli precedenti, sia il 2 sia il primo, questa scarpa sia davvero migliore e in effetti vi consente di avere un bloccaggio del piede perfetto. Sono stati introdotti 2 laccetti nella parte anteriore, è stato in effetti tolto un occhiello, prima erano 8, adesso sono solamente 7, per dimostrare che di fatto nella versione precedente c'erano problemi di bloccaggio, mentre ora davvero funziona perfettamente. La linguetta è sicuramente racing, non è cambiata rispetto al modello precedente se non per il fatto che sono stati aggiunti dei piccoli fori nella parte superiore, ma secondo me non è cambiato assolutamente nulla. A livello di calzata direi stesso numero rispetto ai modelli precedenti, anche se lo spazio nell'avampiede è superiore, credo che comunque questa scarpa possa essere utilizzata da tutti gli uomini, nonostante sia una scarpa unisex. Ho visto che molte donne l'hanno comprata ma poi venduta perché comunque il loro modo di correre è diverso rispetto a quello maschile. Tra l'altro sarebbe molto pulito se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Noi nei prossimi giorni faremo davvero faville. A livello di intersuola stiamo sempre parlando di Light Strike Pro, ma il nome non rappresenta un programma, anche perché in questo caso hanno, come si suol dire, ammorbidito le mescole rispetto al modello precedente
e trovo questa cosa sicuramente molto positiva, anche se non so dirvi, visto che non l'ho utilizzata in una maratona, se questa scarpa vi fa correre più velocemente. A livello di design è cambiato sostanzialmente il fatto che nel tallone la geometria è assolutamente diversa rispetto a quella del modello precedente. Nell'avampiede la parte di appoggio è sicuramente aumentata, è stata tolta, ma così come era già stata fatta sulla Takumi Sen, un pezzo che secondo me comunque non ha nessun impatto sul comportamento nella corsa. A livello di plate in fibra di carbonio sicuramente c'è stato aggiunto il famoso Energy Rose 2.0, ma dal mio punto di vista la cosa che ho notato è che comunque la scarpa è davvero rigida, ma è mediata nel comportamento della corsa dal fatto che questo Lightstrike Pro è sicuramente più morbido e di conseguenza questa scarpa vi fa correre davvero velocemente. Nonostante sia alta 39 mm la utilizzerei, perché comunque è molto stabile, sia giocando a ping pong qua dietro sia correndo sul tapis roulant. Dal mio punto di vista questa mescola Lightstrike Pro vi consente in effetti di cambiare direzione in maniera efficace nonostante la mescola stessa sia comunque abbastanza morbida. A livello di battistrada la scarpa utilizza sempre una suola super premium Continental, e in questo caso rispetto ai fori che invece erano stati aggiunti nel modello 2 alla versione liscia del modello 1, questa scarpa ha in effetti delle piccole listelle che vi consentono comunque di cambiare direzione, anche se secondo me la Takumi Sen 8 è quella che di fatto ha la migliore trazione e stabilità, anche perché è solamente di 33 mm. A livello di durata, secondo me questa scarpa è molto durevole, anche confrontandola con i modelli precedenti. Ho visto che comunque i primi due modelli riescono a resistere, tra virgolette, e ad avere quasi gli stessi parametri dopo diversi chilometri. Secondo me però, chiaramente, se volete raggiungere il personal best, vi suggerisco, come al solito, dopo 300 km, di cambiarla e utilizzare una scarpa nuova. L'unica vera criticità per tutti coloro i quali avessero utilizzato i modelli precedenti, e non credo che la cosa sia cambiata, è che questo Energy Road, ossia il plate in carbonio, che è leggermente diverso rispetto agli altri modelli, potrebbe rompersi dopo una quantità di chilometri non definita, che comunque dipende dal vostro modo di appoggio del piede, e credo che questa cosa dipenda dalle caratteristiche biomeccaniche della persona che utilizza questa scarpa. E qui veniamo, secondo me, all'unico e vero difetto di questa scarpa. Poi chiaramente sentiremo il pro depodista che probabilmente ribalterà tutti i miei giudizi. Secondo me questa scarpa, essendo leggermente più morbida, ha una valenza per tutte le gare di lunghe distanze. Probabilmente potreste utilizzarla non soltanto per la maratona, ma anche oltre. Se invece doveste scegliere una gara molto più corta, suggerirei davvero le Takumi Sen 8, che invece secondo me hanno il miglior rapporto qualità-prezzo e vi consentono comunque di cambiare direzione, di correre velocemente alle distanze più brevi, dai 5 ai 10 km. Rispetto al modello precedente, secondo me questa scarpa è sicuramente più versatile, però questa, secondo me, potreste utilizzarla, se siete dei podisti amatori super evoluti, anche per le distanze più lunghe, ma anche per quelle più corte, e in questo momento ci sono delle offerte che metto qua sotto che vi consentono di comprarle a un prezzo super competitivo. Solitamente la recensione si conclude con il discorso di a chi è adatta questa scarpa. Se avete visto un video su internet che racconta che comunque il plate con fibra di carbonio è adatta soltanto ad alcune persone, non a tutte, in realtà dal mio punto di vista questa scarpa offre una stabilità importante. Poi è chiaro che secondo me vale la pena utilizzarla solamente per tutti coloro i quali volessero correre davvero velocemente, perché questa scarpa comunque vi fa correre al massimo delle vostre performance. Non l'ho utilizzata alla maratona di Valencia semplicemente perché non ho avuto la possibilità di fare la recensione con il coach Soffientini, e quindi nei prossimi giorni, se questo video dovesse raggiungere le 5.000 views, sicuramente farò la recensione completa con lui. Voi nel frattempo stay strong e keep running, iscrivetevi al canale, e ora come al solito vado a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!